Sì, se... che cosa ho appena visto di preciso? È ora di scrivere la recensione. Allora, Titan, partiamo dal presupposto che non sarà una recensione semplice né tantomeno corta, perché Titan non è un film che va recensito, va spiegato, va analizzato, va sviscerato in quanto film molto singolare, molto a sé stante. Titan è un film del 2021 diretto da Julia Ducournau che in concorso a Cannes ha vinto quest'estate la Palma d'Oro al miglior film. Chiaramente questo non è un film che si capisce subito. Non è un film che tu, appena uscito dalla sala, puoi decidere se ti è piaciuto o no. È un film che per essere capito ha bisogno di qualche giorno perché è molto singolare, molto complesso nella sua forma e molto anacronistico a livello strutturale anche come film. Per cui in questa recensione qui, per la prima volta in assoluto, impiegherò il metodo dei fogli bianchi. Quindi trascriverò, schematizzando quello che dico mentre faccio la spiegazione, la recensione, insomma. Perché questo film ha un significato molto molto più profondo di quel che sembra, per cui va analizzato come Dio comanda. La protagonista è Alexia, che da bambina rimane vittima di un incidente che subisce l'innesto di una protesi di titanio nel cervello. La ragazza cresce distorta in una famiglia che se ne frega di lei e lavora come ballerina sulle automobili. Fin qui tutto quasi normale, se non fosse che lei nel tempo libero uccide. Dopo essere rimasta incinta da una macchina, inizia ad essere ricercata dalla polizia e, dopo aver cambiato i propri connotati, viene scambiata da un capopompiere per il figlio scomparso da tempo. Fra i due inizierà uno strano, tanto strano quanto tenero, rapporto che sarà alla base della trama del film. Diciamolo subito, mettiamolo in chiaro. Per me questo Titan è forse il miglior film dell'anno fino ad ora, un capolavoro essenziale per la nascita del cinema d'avanguardia che partorisce appunto un nuovo modo di fare cinema e che amplia gli orizzonti della cinematografia moderna inserendo dei nuovi archetipi che non si erano mai visti prima, un film innovativo, davvero davvero girato benissimo. La regia è fenomenale, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di supporto dei personaggi, di messa in scena, di evoluzione della storia. La sua sceneggiatura, forse anche meglio della regia, e anche la fotografia è molto molto buona, come mi sembrava già dal trailer. Era un film molto violento, un film molto estremo, però tutta questa violenza, questa veemenza narrativa, non sono campate per aria, hanno uno scopo logico. Quindi parliamo del significato di Titan, che è molto 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 più profondo di quello che potrebbe sembrare una prima visione disinteressata del film. Allora, la prima delle tante chiavi significanti di questo film che vi vorrei fornire è molto tripartita ed è il triangolo di significato, perché ci sarà anche un triangolo di argomento. Noi parliamo adesso del triangolo di significato uomo-donna-macchina. La macchina è vista come un proseguimento dell'uomo e della donna e con ciò si partorisce il cinema del futuro. Questo è il triangolo di significato, mentre il triangolo di argomento, ovvero ciò su cui il film si basa, è sempre uomo-donna e genere, genere inteso maschio-femmina, che sono le grandi riflessioni che fa questo film unite alla ricerca, come c'è nell'immagine, ricerca di se stessi,
ricerca di un'identità, ricerca dell'amore, dell'umanità e dell'essere accettati dagli altri, ovvero Alexia, fin dalle prime inquadrature, non è una bambina normale, sembra avere dei problemi a livello comportamentale, nonostante la regista non espliciti questi problemi su cosa sono basati, da cosa provengono. Infatti cresce in maniera distorta, come ho già detto, in una famiglia che non si interessa minimamente della crescita di Alexia, intanto è vero che lei finisce a fare la ballerina sulle macchine. L'unico luogo dove viene accettata è la macchina. Lei prova qualcosa di umano, ovvero l'amore, di qualcosa che dovrebbe provare per un umano, lo prova su un pezzo meccanico, ovvero sulla macchina. Per cui è come se l'incidente fosse un punto di svolta nella vita di Alexia e che dall'innesto di quella calotta di titanio nella sua testa lei continui man mano a perdere la sua umanità. Umanità che però riuscirà di nuovo a provare quando incontrerà Vincent. Ho deciso di strutturare questo video in due parti per renderlo meno pesante, più corto, per cui la prima parte finisce qua. Noi ci rivediamo al prossimo video, che sarà quasi sicuramente la seconda parte della recensione di Titan, e ciao a tutti!